Torna a salire il numero dei contagiati in Calabria. Locri, infermiera contagiata. Il sindaco: siamo preoccupati. Ad Amantea trasferiti 21 migranti sulla nave quarantena. Da mesi a Corigliano Rossano si attende l'apertura di un laboratorio per processare i tamponi. Stasi dice entro il 15 ottobre necessaria l'attivazione. Da oggi mascherine obbligatorie anche all'aperto in tutta Italia, un'ordinanza che in Calabria è stata istituita dalla Santelli lo scorso 25 settembre. Comincia l'avventura amministrativa per i sindaci eletti nel turno di ballottaggio. La carovana del Giro d'Italia saluta la Calabria, questa mattina la partenza per la tappa Castrovillari-Matera. Buonasera Anna Franchino e ben ritrovati in questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura. Parliamo di Covid perché tornano a salire in Calabria i casi positivi proprio al coronavirus. Sono 21 i nuovi casi, ieri erano 16 riscontrati proprio nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia ad oltre 2.000 di contagiati. Ma vediamo il bollettino regionale. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 214.128 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.146, 21 in più rispetto a ieri, quelle negative 211.982. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare, 240 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 9 in reparto, 133 in isolamento domiciliare, 507 guariti e 36 deceduti. A Reggio Calabria 12 in reparto, 150 in isolamento domiciliare, 351 guariti e 20 deceduti. A Crotone tutti in isolamento domiciliare, i 5 casi attivi, mentre 140 i guariti e 6 i deceduti. A Vibo Valentia 5 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 92 guariti e 6 deceduti. Altre regioni o stati esteri 296, nel totale compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza, che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione dei migranti sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro sono 13, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati invece presso l'azienda ospedaliera di Cosenza sono 9, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: a Cosenza 2, di cui 1 da rientro, a Reggio Calabria 15, di cui 2 migranti, a Catanzaro 2, a Crotone 2. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.447. Andiamo nello specifico dei contagiati, perché i primi 21 migranti trasferiti da Amantea sulla nave quarantena in Calabria ci sono contagi a macchia di leopardo. Fino a ieri c'erano 53 soggetti contagiati dal Covid-19 ad Amantea, migranti divisi tra il Ninfa Marina di Via Firenze e abitazioni private tra il centro cittadino e Campora. Per loro, una volta accertata la persistente positività, è stato disposto il prolungamento delle ordinanze di isolamento. Questa mattina, per 20 di loro, è stato effettuato il trasferimento nella nave quarantena ancorata al largo di Palermo. Dunque diminuisce il numero dei migranti positivi presenti sul territorio, ma non si placano le polemiche con le associazioni cittadine, che minacciano di tornare a protestare se non ci sarà una soluzione definitiva al problema. Situazione complessa nel Regino, con diversi centri interessati da nuovi contagi o focolai che si estendono in modo preoccupante. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, invita la cittadinanza a rispettare le regole e attende gli esiti dello screening avviato dopo la scoperta dei soggetti positivi asintomatici, emersi solo grazie ai controlli preventivi effettuati in pronto soccorso. Nuovi casi a Rosarno, Villa San Giovanni, Palmi e Bovalino. Caso quest'ultimo annunciato dal sindaco Vincenzo Maesano in diretta a Facebook, che riguarda una donna contagiata sul posto di lavoro. Sono i viaggi che spesso rivelano in modo assolutamente casuale la positività al Covid. È successo a Cropani, nel Catanzarese, ad un uomo rientrato dalla Francia, e a Scalea, nell'Alto Tirreno Cosentino, a un cittadino che aveva programmato di partire per il Brasile e ha effettuato un tampone così come previsto dalla compagnia aerea. La circostanza ha evitato all'uomo di prendere parte a una cerimonia con parenti
parenti e amici, che avrebbe potuto scatenare un focolaio dai numeri rilevanti. Nel Vibonese è emersa una positività a Dinami. E c'è apprensione a Locri dopo il contagio di un'infermiera, un quarto caso in pochi giorni. Sono state chiuse le classi della scuola media frequentate proprio dai figli di uno dei contagiati. C'è preoccupazione a Locri dopo il nuovo contagio registrato nelle ultime ore. Si tratta di un'infermiera. Adesso la famiglia è in quarantena ed è stata avviata l'indagine epidemiologica. È il momento della prudenza, dice il sindaco calabrese. Siamo al quarto caso in pochi giorni. Si tratta tutti i soggetti asintomatici e chi si è recato in ospedale, chi per un motivo, chi per un altro, chi perché dipendente, hanno effettuato il tampone e da qui questo risultato di positività al Covid. E questa situazione crea un po' di preoccupazione, anche allarmismo tra la popolazione, e sono numerose le persone alle quali abbiamo notificato l'ordinanza di quarantena obbligatoria, quindi tutti i parenti, il nucleo familiare e delle persone interessate. È evidente a questo punto che il Covid sta circolando anche sul nostro territorio e le persone che si sottopongono a tampone per un qualsiasi motivo poi possono risultare purtroppo positive. È sicuramente una carica virale molto bassa da quello che ci viene detto, ma in ogni caso si attiva ogni volta una procedura importante di verifica e di controllo e anche sulle scuole, perché magari ci sono persone che hanno figli che vanno nelle scuole, tipo stamattina e nella classe, l'aula dove c'è il figlio di una persona interessata, i ragazzi sono stati mandati a casa per avviso ai genitori e è stata fatta la sanificazione di quell'aula. Quindi sicuramente è una situazione di emergenza e che stiamo cercando di affrontare con grande impegno. E preoccupa e non poco la situazione nel Reggino, perché il prefetto di Reggio Massimo Mariani ha presieduto oggi una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per un esame congiunto proprio delle problematiche concernenti l'emergenza epidemiologica da Covid-19 alla luce proprio dell'incremento dei contagi che si è registrato negli ultimi giorni a livello nazionale. Nel corso dell'incontro sono state concordate le iniziative volte ad assicurare il rigoroso rispetto delle misure di contenimento proprio previste dalle normative vigenti. Inoltre sono stati confermati i controlli presso attività di ristorazione ed esercizi commerciali. Si intende fare appello nell'occasione al senso civico della popolazione, richiamando l'attenzione di tutti i cittadini perché nell'interesse della collettività siano mantenuti comportamenti responsabili ed osservate le disposizioni anti-Covid. Adesso ci spostiamo a Corigliano Rossano perché da mesi si attende l'apertura di un laboratorio per processare i tamponi. Si dice entro il 15 ottobre è necessaria l'attivazione. Oltre due mesi fa la promessa dell'apertura di un laboratorio per processare i tamponi nella zona di Corigliano Rossano, ma ad oggi l'inaugurazione non è ancora avvenuta. Il sindaco Flavio Stasi spera che l'attivazione della struttura avvenga al più presto. Ci sono i lavori in corso, perché purtroppo noi corriamo soltanto quando c'è l'emergenza, quando non c'è l'emergenza poi si ferma tutto e diventa tutto estremamente burocratico. Nelle ultime settimane sono intervenuto, devo dire siamo intervenuti in tanti, abbiamo sensibilizzato nuovamente l'azienda sanitaria, in questo caso anche la Protezione Civile Regionale, rispetto a quello che doveva farsi, nel senso che è un laboratorio estremamente, un secondo laboratorio in provincia di Cosenza, estremamente importante per il territorio e per l'intera provincia, perché sgrava il laboratorio dell'Annunziata in caso, quello che non ci auguriamo, di un aumento dell'intensità del contagio. Quindi adesso sono ripartiti i lavori, diciamo che io mi auguro che tra qualche giorno riceverò la notizia che i lavori sono finiti, che la macchina è montata e che si è pronti per attivare questa struttura, che è una struttura importante perché non è soltanto questione di diagnosi, è anche questione di prevenzione, no? Di fatto quello che diceva il sindaco di Locri prima, no? Spesso, oppure l'ho sentito nel servizio, non ricordo, spesso ci si sta rendendo conto di essere contagiati quando si parte, ciò vuol dire che c'è
una grande diffusione di asintomatici, e gli asintomatici li becchi se riesci a fare diagnosi veloci, diagnosi snelle, se non c'è una trafila enorme, se non bisogna poi aspettare giorni e giorni, come purtroppo è capitato spesso anche nella fase più intensa. E quindi è una struttura molto importante al servizio dell'intera provincia e della regione. I tempi di consegna però non sono ancora certi e Stasi dà un ultimatum affinché entro giovedì prossimo si possa finalmente porre la parola fine a questa intricata vicenda. Da qualche giorno non nego che sto andando con una certa assiduità a verificare, ho chiesto massima celerità all'azienda sanitaria, ho chiesto massima attenzione alla direzione sanitaria dell'ospedale, perché ritengo che questa sia una cosa che, così come ho dichiarato qualche giorno fa, entro il 15 ottobre deve essere attivata, altrimenti secondo me chi è stato responsabile di questa cosa dovrebbe un attimino probabilmente riflettere. È una macchina, l'acquisto della macchina è stato finanziato dalla Protezione Civile regionale, la macchina è stata di fatto acquistata, è disponibile, i lavori dovevano partire prima e in questo momento la provincia di Cosenza avrebbe dovuto avere due laboratori di analisi per processare i tamponi. Ancora così non è, mi auguro che da qui a qualche giorno questa cosa qui venga, come dire, realizzata. Del resto sono stati spesi soldi dei calabresi per acquistare la macchina e quindi è giusto che la macchina venga utilizzata a servizio dei calabresi. E da oggi anche obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto in tutta Italia, un'ordinanza che in Calabria è stata istituita dalla Santelli lo scorso 25 settembre. In Calabria non cambia quasi nulla, visto che l'obbligo di utilizzo della mascherina all'esterno era stato già imposto con scadenza 7 ottobre anche dal governo regionale, ma il nuovo decreto legge Covid sancisce l'obbligo di portarle sempre con sé fuori da casa, ma anche di indossarle su tutto il territorio nazionale all'aperto e al chiuso, salvo che ci si trovi in luoghi isolati o si sia a casa propria. La stretta è raccomandata, non imposta, dal governo anche dentro casa. Se si ricevono familiari o amici, dice il Premier Conte, meglio indossarle e mantenere le distanze. Il decreto disegna la cornice delle norme anticontagio fino alla scadenza dello stato di emergenza del 31 gennaio. Così il governo prova a contrastare la seconda ondata di contagi. La mascherina non va indossata a casa propria, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva. Per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi, continuano a valere i protocolli e le linee guida anticontagio già previsti. Rimane il divieto di assembramento. Tra le persone si deve mantenere la distanza di 1 metro, 2 metri se si fa sport. Restano chiuse le discoteche. Per cinema, teatri e concerti resta il limite di 200 persone per gli spettacoli al chiuso e 1000 per quelli all'aperto, con l'obbligo di garantire 1 metro di distanza tra gli spettatori e la misurazione della febbre all'ingresso. Multe salate per chi viola le norme anticontagio, incluso l'obbligo di indossare le mascherine. Restano da 400 euro a 1000 euro. Chi ha contratto il Covid ma non rispetta la quarantena rischia l'arresto da 3 a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5000 euro. Le regioni, in base al nuovo decreto legge Covid, possono adottare soltanto misure anticontagio più restrittive di quelle disposte dai DPCM del governo. Possono adottarne di ampliative più permissive solo d'intesa con il Ministro della Salute. Dopo la sua rielezione, Giuseppe Falco Matà, stiamo parlando di politica, è stato proclamato sindaco di Reggio Calabria alla cerimonia proprio davanti l'ingresso principale di Palazzo San Giorgio, sede del comune. Il presidente alle ore 12:20 del giorno 7 ottobre 2020 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Reggio Calabria il signor Falco Matà Giuseppe. La Commissione Centrale Elettorale, presieduta dal magistrato Giuseppe Campagna, ha proclamato sindaco Giuseppe Falco Matà. Quindi comincia ufficialmente il secondo mandato del primo cittadino reggino, che è stato confermato al suo posto dopo il ballottaggio vinto lunedì scorso contro Antonino Minicucci, candidato in quota Lega e del resto del centrodestra. Una cerimonia semplice, ovviamente svolta nel rispetto delle norme anti-Covid, distanziamento in primis, ma alla semplicità si è aggiunta l'emozione di un evento che indubbiamente ha un suo profondo significato.
Falcomatà ha confermato le idee che ha espresso in campagna elettorale, cioè che questo secondo mandato dovrà essere il completamento di un lavoro preparatorio che è stato fatto nel corso della prima consigliatura. C'è stato anche un fuori programma, l'arrivo di Antonino Minicucci, proprio il suo competitor che lo ha sfidato al ballottaggio. Dunque comincia il secondo mandato, comincia il secondo percorso di governo locale per Falcomatà, il quale dovrà comunque stare anche molto attento alle vicende che riguardano l'intera area della città metropolitana, e cioè la provincia di Reggio, la costa ionica e la costa tirrenica, dove i problemi non mancano. E adesso ci spostiamo a Crotone per la proclamazione del neosindaco Vincenzo Voce. A Crotone inizia ufficialmente l'era di Vincenzo Voce. Prima la proclamazione all'interno del Tribunale senza la presenza di pubblico, poi l'ingresso per la prima volta da sindaco nel Palazzo del Comune. Qui la consegna della fascia tricolore da parte del commissario prefettizio Tiziana Costantino. Voce ha ribadito di voler essere il sindaco di tutti e non solo dei 16.434 elettori che lo hanno votato al ballottaggio. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per la città e per il bene di tutti quanti. Ecco. Il neosindaco ha poi parlato della nuova giunta. Dovrà uscire fuori una squadra che sarà condivisa da tutti. Le deleghe sono tantissime, saranno deleghe operative, ogni persona sarà scelta con la competenza per il ruolo che andrà ad assumere. Abbiamo le mani libere per scegliere le migliori figure della città, per la città di Crotone. Il primo cittadino sa che i problemi da affrontare sono molti, ma quali le priorità per il sindaco Voce? Igiene urbana e decoro urbano. Qualsiasi cittadino io abbia incontrato in questi mesi mi hanno chiesto solo ed esclusivamente questa cosa. Non sarà facile perché Acrea, la società in house, è nelle condizioni che sappiamo. È una società depotenziata, per cui dobbiamo metterla nelle condizioni di fare la raccolta differenziata. Non è che Acrea non vuole fare la raccolta differenziata o chi mi ha preceduto non ha voluto fare la raccolta differenziata. Non è stato possibile farla. Adesso dovremo vedere come acquistare questi mezzi. La situazione economica è quella che è, tutti quanti sapete che abbiamo il fiato sul collo della Corte dei Conti, le spese discrezionali sono bloccate, oggi c'è difficoltà al Comune anche a spendere 500 euro, per cui questa è la situazione di partenza. Andiamo adesso sul Pollino, dove è stato riconfermato a Castrovillari Lopolito. Emozionato nel giorno della proclamazione, Domenico Lopolito è riconfermato sindaco della città del Pollino. L'ufficio elettorale centrale di Castrovillari, dopo la verifica dei verbali del turno di ballottaggio nella sala consiliare del Palazzo di Città, ha proclamato sindaco e consiglieri. Lopolito, che ha guidato il capoluogo del Pollino dal 2012 al 2014 e dal 2015 al 2020, ha rilanciato le ragioni che hanno portato alla vittoria la sua coalizione. Questi sono i 5 anni effettivamente della verità, quelli in cui potremo amministrare, che non dovremo preoccuparci di piani di riequilibrio, non dovremo preoccuparci di contare i centesimi da distribuire tra i debiti vecchi e i nuovi servizi. Quindi ritengo che effettivamente quello che abbiamo detto e che abbiamo messo nel programma possa essere realizzato. Partiamo da un'esperienza consolidata, perché 5 anni più 2 sono un percorso più che sufficiente per dire che sappiamo come muoverci, e forse la città anche questa ha voluto premiare, dando merito di una capacità amministrativa manifestata in situazioni difficili, che adesso potrà effettivamente dispiegare i propri effetti anche in una situazione di maggiore tranquillità. Adesso la cronaca con la requisitoria del pubblico ministero nel corso del processo con rito abbreviato scaturito dall'operazione Acquamala, che ha sgominato un'organizzazione dedita allo spaccio di droga che veniva smerciata anche davanti alle scuole. Il PM ha chiesto 21 condanne.
21 condanne e una assoluzione è la richiesta del PM nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo scaturito dall'operazione Acquamala, scattata a Crotone il 23 ottobre dello scorso anno e che documentò numerosi episodi di spaccio davanti ad alcune scuole. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, ha invocato pene dai 3 ai 20 anni. Le indagini, avviate nel 2015, hanno consentito di smantellare una presunta organizzazione che utilizzava anche minori per spacciare la droga. L'operazione è stata denominata Acquamala, termine scelto perché si contrappone ad Acquabona, nome del quartiere dove risiede la comunità rom crotonese. E al centro dell'inchiesta c'è il 54enne Cosimo Manetta, che secondo gli inquirenti controllerebbe le piazze di spaccio nel quartiere rom. L'inchiesta, condotta dai carabinieri e coordinata alla DDA di Catanzaro, ha consentito di ricostruire gli assetti organizzativi della compagine criminale e nel corso del blitz fu sequestrato anche un libro mastro in cui erano minuziosamente annotati i rapporti di credito e debito dell'organizzazione con i fornitori e con gli acquirenti delle sostanze stupefacenti. Adesso parliamo della carovana del Giro d'Italia che saluta la Calabria questa mattina, la partenza per la tappa di Castrovillari Matera. Negli occhi dei calabresi e dei telespettatori che hanno seguito la tappa Mineto Camigliatello, le immagini del percorso, della fatica dei corridori, degli splendidi scenari tra le città e in Sila, del clima invernale che ha caratterizzato l'ultimo tratto, della gioia di Filippo Ganna, primo a tagliare il traguardo con un'impresa eccezionale. Oggi il sole ha salutato la carovana rosa in partenza da Castrovillari per la sesta tappa che porterà i ciclisti fino a Matera. Parte la sesta tappa del Giro d'Italia. 188 km, meno impegnativi rispetto ai 225 della tappa precedente, un gran premio della montagna di terza categoria e un finale in leggera salita. La corsa lascia la Calabria dopo due giorni intensi, vissuti come al solito in perfetto equilibrio tra la gioia degli sportivi amanti della disciplina, dei cittadini che apprezzano la capacità del Giro di promuovere l'immagine della regione e le polemiche che seguono a ruota il passaggio delle biciclette sui costi di gestione di un evento che impegna risorse, uomini e mezzi. Ma piace, e come se piace. E adesso vediamo la borsa come ha chiuso. Le principali borse del vecchio continente hanno chiuso le contrattazioni in rialzo. Il raggiungimento di un accordo sulle nuove misure di stimolo all'economia negli Stati Uniti continua a sostenere il sentiment, rinvigorito dopo l'apertura della speaker della Camera USA Nancy Pelosi alla possibilità di un piano di aiuti alle compagnie aeree durante i colloqui con il segretario del Tesoro Steven Mnuchin. Gli operatori hanno accolto con favore il ripensamento parziale del presidente Trump e la possibilità che vengano varati diversi pacchetti di stimoli ad hoc per i settori maggiormente colpiti dalla crisi sanitaria. I mercati guardano con apprensione l'evoluzione dei contagi in Europa, dove sembrerebbe concretizzarsi ormai il pericolo di una seconda ondata. Il FTSE MIB di Milano chiude positivo a più 0,8%, l'IBEX 35 di Madrid ha guadagnato l'1,3%, il DAX di Francoforte lo 0,9%, il CAC 40 di Parigi lo 0,6% e il FTSE 100 di Londra lo 0,5%. Wall Street si muove in positivo con il Dow Jones a più 0,1%, l'S&P 500 a più 0,5% e il Nasdaq a più 0,4%. Sul Forex il cambio euro-dollaro arretra leggermente in area 1,175, in lieve salita il cambio dollaro-yen in area 105,9. Tra le materie prime corrono le quotazioni del greggio con il Brent a più 2% a $42,83 e il WTI a più 2% a $40,72. Sull'obbligazionario lo spread verso il Bund tedesco viaggia 129 punti base, con rendimento del decennale italiano che scende allo 0,76%. Tornando a Piazza Affari, Pirelli a più 4,3% chiude in vetta, seguita da Mediobanca più 3,9% dopo il superamento del 10% da parte di Leonardo Del Vecchio. Positivi anche i petroliferi con Saipem a più 3,2% e Tenaris a più 3,1%. In coda Moncler a meno 1,8% e Diasorin a meno 2,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Residua instabilità nelle prossime ore, ma con tendenza al miglioramento. Domani soleggiato ovunque, con temperature minime in calo, in leggero aumento le massime. Passiamo a mari e venti.
Domani Tirreno generalmente poco mosso, Ionio poco mosso o mosso, ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso. Venti deboli di direzione variabile, al mattino dei quadranti settentrionali tesi sul Crotonese. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E prima di salutarci c'è una notizia di cronaca appena battuta dalle agenzie. Una donna di 84 anni è stata investita e uccisa da un'auto il cui conducente non si è fermato e è accaduto a Trebisacce in provincia di Cosenza. La vittima stava attraversando la strada nel centro del comune dell'Alto Ionio Cosentino quando è sopraggiunta proprio questa utilitaria che l'ha investita scaraventandola a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto. Non è chiaro al momento se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali che erano poco distanti dal luogo dell'impatto. La morte dell'84enne è stata proprio istantanea. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della donna. Poi sono giunti i carabinieri che hanno avviato le ricerche di questo pirata della strada. Diversi i testimoni che hanno assistito all'incidente, grazie ai quali i carabinieri hanno rintracciato l'automobilista a Villa Piana. Adesso si tratta di un uomo che è stato interrogato nella casa dei carabinieri, adesso stanno accertando le sue eventuali responsabilità. Questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni.